Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te, Bezzaida, perché se a Tiro e Sidone fossero venuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo, fino agli inferi precipiterai. Perché se a Sodoma fossero venuti i prodigi che sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. È una parola dura, quella che oggi la liturgia ci consegna e quella che Gesù inizia ad attaccare nei confronti di queste città, in cui Gesù aveva operato dei prodigi. Ma perché se la prende così tanto? Gesù sembra quasi che si arrabbi. Perché nel momento in cui Gesù opera, fa qualche prodigio, fa qualche segno, quel segno, se apre un cammino, se apre una conversione, ha senso. Altrimenti è uno spreco, è buttare via totalmente tutto quanto quello che poteva fare. Ed ecco forse che questa parola così dura vuole essere un modo anche per cercare di aiutare, per cercare di stimolare, di aprire. Quante volte magari anche ci capita magari di pensare, ma se Dio agisse nella mia vita, se Dio mi facesse questo, se Dio facesse questa cosa qua. Ma dentro, forse a volte, tante volte, magari quella parola agisce dentro di noi, agisce, fa qualcosa, inizia a farci vedere qualcosa di grande, quello che magari noi chiamiamo qualche piccola o grande coincidenza, eppure magari quello ci mantiene uguale a prima, eppure quello non ci aiuta a riconoscere che forse la nostra vita può iniziare a cambiare qualcosa. Ecco che, ancora una volta, quei miracoli che Gesù può fare, questi segni e prodigi, che appunto lui chiama proprio così, per evitare di chiamarli come dei miracoli, quasi come delle magie, quei segni che Gesù fa sono chiamati a una conversione, a un passaggio, a un cambio, altrimenti è qualcosa di sterile, di vuoto. Infatti, soprattutto all'interno del Vangelo anche di Marco, tante volte capitava proprio questo aspetto, che nel momento in cui accadeva qualche segno doveva esserci il silenzio, proprio per custodire quello che succedeva. E ancora una volta ecco che mostra che un segno che può avvenire da parte di Gesù o inizia a esserci un cammino, oppure è uno spreco, è un buttare via, è un sprecare le cose di Dio all'interno della nostra vita. Allora forse anche dentro di noi, magari nella nostra quotidianità, piccola e grande, la provvidenza si prende cura di noi. Magari in modi più inaspettati, o forse magari anche in modi anche molto semplici, eppure c'è, eppure è presente. Però a volte noi abbiamo gli occhi così chiusi che non riusciamo a rendercene conto e non riusciamo a riconoscere che magari siamo chiamati a metterci in moto, a camminare in maniera differente. Ecco qual è il senso di un segno, di un prodigio, di un miracolo che Dio può fare anche all'interno della nostra vita. È il cammino, è la gratitudine, è riconoscere che non puoi più vivere come prima. Se invece tutto quanto cambia, tutto quanto rimane come prima e non cambia niente, ecco che per me Dio diventa un bancomat, qualcuno a cui chiedo qualcosa e lui mi deve necessariamente offrire. Perde il valore di quella relazione bella, di quel riconoscimento, di quella relazione che siamo chiamati a custodire giorno dopo giorno. Allora chiediamolo anche in questa giornata di avere lo sguardo aperto per riconoscere quei segni che la provvidenza mette dentro di noi. Magari sono le cose più semplici, ma sono quelle che ci aiutano a camminare giorno dopo giorno.